AIFA ha recentemente reso disponibile la versione finale delle linee guida che accompagnano la compilazione del nuovo dossier per la richiesta di rimborsabilità e prezzo per un medicinale in Italia. Queste linee guida vanno sostanzialmente a sancire l'inizio della fase di implementazione e di quelle che sono le nuove regole per la contrattazione del prezzo e il rimborso per un medicinale, per i nuovi medicinali in Italia, che AIFA aveva già reso note ad agosto del 2019 e che venivano, diciamo, in un decreto che portava la firma del precedente ministro e che dopo circa un anno che ha dovuto attendere circa un anno per poter finire in gazzetta ufficiale. Nel frattempo, tra l'altro, è cambiata anche la guida del ministero e subito dopo AIFA, successivamente alla pubblicazione in gazzetta, ha reso disponibili le bozze di linea guida che prima di essere diciamo finalizzate sono state oggetto di una consultazione pubblica avviata da AIFA stessa, che ha permesso a tutti gli stakeholder che sono, diciamo, coinvolti in questi processi, incluse le aziende farmaceutiche, di dare il proprio contributo di revisione a un documento così importante come quello che chiarisce appunto le modalità e le caratteristiche di compilazione, quindi anche i contenuti per un documento, diciamo, così importante come quello necessario per la richiesta di rimborsabilità e prezzo per un nuovo farmaco. Le linee guida presentano diverse novità. Prima fra tutti una novità, diciamo, di carattere operativo, perché il nuovo documento di prezzo e rimborso rispetto alla precedente delibera che è rimasta, diciamo, in vigore per quasi 20 anni, affronta i vari item relativi alla definizione del valore di un nuovo farmaco con maggiore dettaglio e con una maggiore richiesta di informazioni e dati. Quindi questo documento, se vogliamo, diventa ancora più strutturato e più corposo di quello che lo ha preceduto, però di fatto AIFA informa che sta mettendo in piedi una piattaforma che renderà possibile la compilazione del dossier in maniera elettronica, e questo dovrebbe in qualche modo ridurre quantomeno l'aggravio di documenti cartacei che bisogna produrre per sottomettere la domanda. C'è da dire però che i tempi di implementazione di queste nuove regole già rappresentano una criticità, perché queste nuove regole dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1 marzo, e quindi anche il nuovo dossier, le linee guida a cui si applica. E francamente credo sia molto difficile che ci siano oggi aziende che, se anche dovessero ricevere un'approvazione europea per i loro prodotti nei prossimi 3 o 4 mesi, abbiano, considerato che di solito a questo documento si lavora con largo anticipo, abbiano già impostato, siano in grado di sottomettere la richiesta di prezzo e rimborso seguendo il nuovo dossier. Quindi l'auspicio è che ci sia, da questo punto di vista, da parte di AIFA, flessibilità, concedendo alle aziende magari di andare, di sottomettere il dossier con il vecchio documento e quindi anche con la vecchia procedura. Detto questo, il documento sostanzialmente fornisce gli indirizzi per compilare le richieste di prezzo e rimborso per circa 6 tipologie negoziali. Tra queste balzano sicuramente all'occhio come novità per i quali sarà richiesto, diciamo, sottomettere un dossier, le procedure speciali come i farmaci che rientrerebbero nella 648. Quindi prima ciò non avveniva, oggi verrà richiesto alle aziende di sottomettere il dossier, e questo può rappresentare, almeno nella fase iniziale, sia una criticità dal punto di vista operativo, ma anche diciamo, criticità per i prodotti stessi che finiscono
in questo processo, perché di fatto vanno incontro a un processo di formale di negoziazione del prezzo, quando prima ciò non avveniva in maniera appunto così formale. Altro elemento è che sostanzialmente anche per i farmaci di classe C o per i farmaci in CNN, per i quali si giustificherebbe l'utilizzo in un contesto, diciamo, di acquisto diretto piuttosto che per esigenze speciali di rimborso, bisognerà sottomettere una domanda. Anche questo rappresenta, diciamo, un aspetto di novità che avrà sicuramente delle implicazioni. Viene individuato un tempo massimo di 180 giorni per chiudere la procedura negoziale, 180 giorni che si calcolano dal momento in cui sostanzialmente viene sottomessa la domanda e c'è il check, c'è l'ok degli uffici a un check amministrativo positivo, che quindi formalmente dà avvio all'iter, e entro 180 giorni il CPR sostanzialmente deve produrre un esito con una decisione in relazione al prezzo e alle condizioni precedentemente fissate da CTS per quanto riguarda la rimborsabilità. Rimane invece sempre possibile poter accedere al fast track per le categorie di farmaci che rientrano nei farmaci di eccezionale rilevanza per il sistema sanitario nazionale, piuttosto che farmaci di esclusivo utilizzo ospedaliero o i farmaci orfani. Altra novità invece è la durata del contratto, o meglio, inizialmente l'indirizzo di AIFA sembrava essere quello di voler introdurre grande flessibilità all'interno, diciamo, della durata del contratto. Oggi invece sembrerebbe, almeno leggendo le linee guida, che si conferma la durata del contratto sottoscritto a 24 mesi, che si rinnova tacitamente se le due parti, quindi AIFA e richiedente, non fanno richiesta come dire, di rinnovo delle condizioni. E qui è cambiata, diciamo, la data ultima entro quale inoltrare questa richiesta, che passa dai 180 a 60 giorni. Quindi, insomma, c'è più tempo eventualmente per poter chiedere di rinegoziare l'accordo, evidentemente da entrambe le parti. Ci sono, come dire, altri elementi critici di queste linee guida. Sono rappresentati dagli aspetti di autocertificazione in relazione a due temi in particolare. Uno è quella della capacità produttiva, quindi relativa alla supply di prodotto. E qui sicuramente, diciamo, il principio di fondo è comprensibile da parte di AIFA voler capire e voler avere riassicurazioni il più possibile che l'azienda sia in grado di fornire continuativamente il prodotto e che questo non venga a mancare sul territorio nazionale. È vero anche però che impegnarsi con un'autocertificazione nel chiarire alcuni aspetti così critici e che, sebbene ci siano elementi, diciamo, per poterne ridurre il rischio, rimane comunque il rischio di stockout, come dire, sicuramente chi si deve fare carico di fare questa autocertificazione si prende una bella responsabilità. Quindi bisogna capire quanto questi elementi di autocertificazione siano poi effettivamente mandatori per procedere con l'iter di valutazione del prezzo e del rimborso. Altro elemento di autocertificazione è quello che viene richiesto in relazione ai prezzi praticati all'estero, perché oltre a voler conoscere quelle che sono le condizioni di prezzo e di rimborso, vuole anche AIFA conoscere quelli che sono gli eventuali accordi confidenziali o schemi di rimborso condizionato, che essendo, diciamo, fissati su base confidenziale tra l'affiliata di un determinato paese e l'ente regolatore di quello stesso paese, ovviamente risultano critici da essere comunicati nei dettagli, e per di più non è detto che l'amministratore delegato, il country manager di un'azienda affiliata italiana sappia quelli che sono tutti i dettagli dell'accordo
raggiunta da un'altra affiliata della stessa azienda in altri paesi. Se i criteri, diciamo, con cui viene valutato il beneficio clinico del farmaco sono gli stessi con cui oggi vengono valutati anche i farmaci che fanno richiesta di innovatività, e se soprattutto la prospettiva e l'approccio di valutazione è conservativo, al pari di quello che oggi viene applicato per questa tipologia di farmaci che richiedono l'innovatività, anche per tutti i farmaci per i quali si sottomette una richiesta di prezzo e rimborso, è evidente che si alza notevolmente l'asticella e sarà sempre più difficile per le aziende dimostrare determinati benefici dei propri farmaci con questi criteri, quindi anche ottenere le condizioni di prezzo che si vogliono ottenere. Senza poi considerare tutte quelle tipologie di classi di farmaci, di aree terapeutiche, per i quali diciamo, si fa oggettiva difficoltà a produrre studi di confronto testa a testa con comparatori attivi che siano di superiorità, quando invece si possono per queste tipologie di farmaci anche considerare evidenze aggiuntive. Sul tema delle evidenze, della tipologia di evidenze che possono essere sottomesse per supportare il valore clinico di un prodotto, vengono introdotti gli studi osservazionali. Questa è una bella novità, non che precedentemente non si potesse fare, però di fatto era noto che il regolatore valutasse prevalentemente le evidenze che arrivavano dagli studi clinici registrativi, mentre poter integrare queste evidenze con studi osservazionali sicuramente permette di meglio rappresentare il valore dei farmaci per i quali si fa richiesta. E altra novità, per esempio, per definire la popolazione target, viene anche, come dire, introdotta la possibilità di poter utilizzare dati amministrativi, fonti amministrative per fare queste valutazioni epidemiologiche, soprattutto contestualizzate al paese di riferimento, appunto l'Italia. Anche qui, non che prima non si potesse fare, non era, diciamo, non c'erano obiezioni in merito, non c'erano limiti in merito, però oggi sostanzialmente le linee guida lo prevedono formalmente, e questo si spera dia più valore a questa evidenza ai fini proprio della determinazione di un criterio chiave come può essere la valutazione epidemiologica della popolazione target a un determinato farmaco. Su tutto il tema della comparazione dei prezzi, oltre ad aver, diciamo, accennato al fatto che vengono richieste le condizioni anche di sconto confidenziale o di accordi confidenziali in altri paesi europei, che rappresenta sicuramente un elemento critico, vengono introdotti anche i farmaci, o meglio, i farmaci in 648 vengono, tra virgolette, introdotti come uno dei possibili comparatori, e quindi viene chiesta all'azienda di eventualmente includerli nella lista di farmaci che devono essere presi in considerazione per determinare il benchmark di prezzo. E anche questo è un elemento molto critico, perché si fa sempre difficoltà a confrontare farmaci che hanno avuto tutto un iter di sviluppo clinico con farmaci utilizzati in 648 che magari non hanno la stessa forza di evidenze e che magari possono anche avere, diciamo, valori di mercato completamente diversi, che possono creare delle distorsioni rispetto a quello che è il reale valore da assegnare alla terapia in oggetto, per cui si fa la richiesta di prezzo. Altro elemento importante è il fatto che per le linee guida forniscono anche, diciamo, dettaglio su come calcolare il costo medio terapia, chiedendo, diciamo, espressamente di fare due tipi di stime, una sulla base dei dati riportati in RCP e l'altro sulla base dei dati estrapolati dall'utilizzo medio negli studi clinici. Infine, ultimo aspetto, diciamo, rilevante, ce ne sarebbero altrettanti, però sicuramente non basterebbe il tempo a disposizione per elencarli tutti, è il fatto che siano stati introdotti tra i criteri che contribuiscono a determinare il valore di un farmaco, quindi anche il prezzo che gli si attribuisce, le analisi farmaco-economiche. Anche qui, in precedenza, nella vecchia delibera c'era la possibilità, nel vecchio dossier c'era la possibilità di inserire studi farmaco-economici, però di fatto non era mai stato chiarito, né era stata espressamente richiesta da
da AIFA, che questi venissero introdotti e che quindi potessero avere effettivamente un peso nella definizione del valore e del prezzo. In questo caso, nella nuova, diciamo, nel nuovo dossier, sarà necessario fornire delle valutazioni relative all'impatto sul budget di questi nuovi farmaci, ed è molto positivo il fatto che comunque le linee guida di AIFA richiamino alle linee guida internazionali, come quelle ISPOR, che sono, diciamo, il massimo riferimento in tal senso. Mentre per quanto riguarda invece l'analisi di costo-efficacia, sembrerebbe non essere mandatoria, però rimane fortemente richiesta, soprattutto per terapie come farmaci orfani, per malattie rare, nelle quali sostanzialmente AIFA suggerisce o richiama fortemente il richiedente affinché queste analisi vengano aggiunte all'interno del dossier. Sicuramente le nuove regole cambiano in maniera, diciamo, importante quello che è il processo di negoziazione della rimborsabilità del prezzo di un nuovo farmaco. Come tutte le novità, porta degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti di maggiore incertezza, che sono correlati proprio alla fase di implementazione di queste novità.